i relatori che sono stati così gentili a offrire il loro pensiero e il loro contributo a questa iniziativa dell'Osservatorio che insieme all'Alleanza degli Istituti Meridionali sta cercando di creare una rete di pensiero e di riflessioni sul Mezzogiorno affinché si abbia una visione oggettiva, scevra da populismi, da preconcetti, da speculazioni anche di pensiero, e affinché effettivamente si possa arrivare a condividere una visione unica nel nostro paese del Mezzogiorno e del suo città. Quindi saluto il professor Giannola che si è appena collegato e nella presentazione dei relatori, il professor Giannola che è più facile da presentare perché è molto conosciuto, presidente dello SVIMEZ, è una voce autorevole, ha sempre a tutela e soprattutto oggettivamente pone delle posizioni del Sud. Ringrazio il dottor Andrea Ferroni, presidente del FICEI, che è la federazione dei consorzi industriali, quindi delle realtà importanti in tutto il nostro territorio, quindi una visione legata molto vicina dei servizi per l'industria, il dottor De Blasio della Banca d'Italia dei servizi economici, servizi studi economici della Banca d'Italia, quindi un contributo sicuramente rilevante il suo, l'ingegnere Francesco Maggiore della Fondazione Di Uguardi, una fondazione molto attiva sul nostro territorio per iniziative culturali ma anche per riflessioni sull'aspetto socio-economico e che fa riferimento all'illustre professor Di Uguardi, espressione della nostra città e che purtroppo per un infortunio non è potuto essere con noi. Il dottor Corvino, direttore generale dell'Osservatorio Banca Impresa, che è colui che ha coordinato un po' tutte queste iniziative di pensiero e di pubblicazione di queste riflessioni, il dottor Barbano, editorialista del Foglio, noto giornalista, al quale affideremo poi il coordinamento di questi lavori e quindi il coordinamento poi di tutti questi pensieri e queste riflessioni. Ed infine il dottor Schiavella, del segretario generale della Camera del Lavoro di Napoli, che appunto ci porta la visione di quello che sono le problematiche del mondo del lavoro in questo particolare momento. Come dicevo prima, questa alleanza di pensieri e di enti che operano nelle realtà del Mezzogiorno ha elaborato un volume che è Mezzogiorno in Progress, non solo meridionalisti, che già dal titolo rappresenta una posizione che non è di rivendicazione delle situazioni meridionali, ce ne sarebbe da dire, da fare molto, ma vogliamo offrire appunto una serie di dati su tutte quelle che sono le realtà del Mezzogiorno, da quella bancaria a quella economica, a quella dell'industria, a quella sociale, a quella del credito, in maniera tale che il lettore possa farsi una idea oggettiva di quelle che sono state e quelle che sono attualmente le problematiche maggiori che sono presenti nel Mezzogiorno. Abbiamo durante il Mezzogiorno attanagliato da una crisi ancora più penalizzante rispetto agli effetti di quella del 2008 sull'economia del Sud. E durante il periodo del Covid abbiamo elaborato, che ringrazio nuovamente tutti i contributi dei relatori, un documento che proprio sul come il Sud possa diventare una locomotiva, anche approfittando di una ulteriore grave crisi che è quella indotta dal lockdown e quindi dalla paralisi economica che si è verificata negli ultimi mesi. Quindi il pericolo qual è? Il pericolo è che questa situazione di crisi economica ulteriore venga a marginalizzare ancora più il Sud, qualora non si prendano delle iniziative idonee, utilizzando le risorse che avremo per superare questo momento di crisi, quindi questo è un campanello d'allarme. Dall'altra parte il rischio è che la locomotiva del Nord possa avere ulteriore benzina dietro una copertura che sono appunto i fondi per il Sud, che paradossalmente spesso vanno a finire al Nord. Quindi il messaggio d'allarme lanciato è intervenire sulla situazione del Sud, perché già oggi si vedono dei pericoli sociali, delle disuguaglianze molto forti, e il fatto che il Covid fondamentalmente si sia fermato al Nord è sempre stato una fortuna per tutti noi, perché tutti hanno palesato una grave difficoltà del Sud a superare un'emergenza sanitaria di quel livello, e questo ci fa capire come il Sud in effetti sia in una posizione ancora oggi molto dietro rispetto a quella del Nord. Quindi la riflessione che noi vogliamo portare al tavolo, e l'abbiamo fatto a tutti i livelli istituzionali coinvolgendo un po' tutti gli stessi interessati e avendo il loro gradimento sul lavoro, è stata appunto quella di alzare un po' la voce perché l'Italia abbia due locomotive e un'unica visione che vede il Sud protagonista.
Devo anche evidenziare che noi abbiamo invitato anche le parti politiche a tutti i livelli, dai livelli regionali ai livelli nazionali, ma ci hanno detto di essere molto impegnati. Quindi l'augurio è che il loro impegno nelle loro segrete stanze possa tener conto delle istanze che vengono dal mondo reale. E se dovessi giudicare da imprenditore quello che è successo in questi mesi, sarei molto preoccupato, sono molto preoccupato per come si sia affrontato il tema, soprattutto dal punto di vista di una ripresa industriale del nostro paese. Quindi ringrazio ancora chi ci ascolta, ringrazio ancora i relatori e quindi passo la parola al professor Barbano, al quale affido la conduzione di questi lavori. A lei, professor Barbano. Via. Molto bene, ma mi pare che il dottor Corvino ci tenesse a fare un'introduzione, quindi forse io cederei la parola subito al dottor Corvino e poi sulla base anche degli elementi che lui porterà cercheremo di articolare una riflessione anche sulla lettura dei giornali di questa mattina che ci offrono qualche spunto di attualità rispetto alle preoccupazioni che lei Presidente indicava circa la spesa di questi 150-170 miliardi. C'è un illuminante articolo di Federico Fubini che vi invito a leggere, che potrebbe essere anche uno spunto di riflessione. Ma intanto cedo la parola al dottor Corvino. Sì, grazie, buongiorno. Il punto che noi abbiamo di cui discuteremo oggi mette in parallelo la necessità di una crescita dell'Italia che necessariamente deve essere una crescita molto forte con la necessità d'altra parte di mettere in moto un motore nuovo che è appunto quello del Mezzogiorno. Questo è un documento che è stato, come diceva Salvatore, è stato redatto da un gruppo piuttosto nutrito di studiosi, di imprenditori, di rappresentanti delle realtà del Mezzogiorno. Oltre 90 tra studiosi, associazioni, imprenditori hanno sottoscritto questo documento, perché non è un documento atteso. Anche il nostro libro, il libro Mezzogiorno in Progress, non è un libro atteso, era un puzzle che consentiva di ricomporre la realtà meridionale da una serie di punti di vista che avrebbero poi consentito a ciascuno di farsi la propria opinione. Quindi non era quello un libro atteso, non è questo un documento atteso, né tantomeno è un documento ideologico o rivendicazionista. Lungi da noi ogni tentazione di sterile rivendicazionismo. Noi partiamo da una serie di considerazioni, da alcuni presupposti fondamentali e cerchiamo poi di disegnare un percorso. Noi siamo partiti da un presupposto. L'Italia ha subito una forte depressione tra il 2008 e il 2011. I livelli di PIL che noi abbiamo perduto in questo periodo non li abbiamo ancora recuperati, a differenza delle altre più importanti realtà nazionali europee. Per il Mezzogiorno addirittura noi avevamo previsto, ma la stessa Svizzera aveva previsto, un recupero al 2025-2024. Questa crisi che noi non abbiamo ancora assorbito si è aggiunta alla crisi del Covid, la crisi del 2020, che ha determinato un ulteriore pericoloso arretramento i cui rimbalzi non sappiamo di quanto saranno e sicuramente è difficile che essi possano recuperare la caduta che noi abbiamo già subito. Quindi intanto gli effetti della crisi 2008-2011 si protrarranno, a questi si aggiungono gli effetti della crisi di quest'anno, che sicuramente avranno delle conseguenze nel 2021 e sicuramente anche in seguito. A tutto questo si aggiunge l'esistenza di un debito pubblico che al termine di questo anno 2020 probabilmente si ritroverà oltre il 550%. Credo che su queste premesse a nord, a sud si debba essere tutti quanti d'accordo. Che cosa determina questa situazione? Beh, insomma, la contrazione del PIL ovviamente comporta la contrazione dei redditi.
e comporta anche la contrazione dei consumi. Noi stiamo soffrendo perché il mercato interno non reagisce, ma il nostro mercato interno, per la verità, eravamo abituati a vederlo stagnante già da molti anni. Tutto sommato noi abbiamo puntato sulle esportazioni, che per la verità stavano andando anche molto bene, ma adesso ci troviamo in difficoltà sui mercati esteri e ci troviamo con un mercato interno i cui consumi risentono delle difficoltà molto forti che si sono manifestate nel corso appunto di questo anno. Ovviamente tutto questo si riverbera sulla disoccupazione, che necessariamente purtroppo cresce, tra l'altro va a incidere anche su quelle frange grigie, su quelle frange marginali che in qualche maniera erano, occupavano gli spazi della sopravvivenza, per cui noi ci troviamo con un rischio di scollamento della coesione sociale. Se queste sono le premesse, questi sono i presupposti su cui, ripeto, tutti quanti, sia a nord che a sud, credo che dobbiamo essere d'accordo, perché insomma sono, direi, la palissiani, sono lì davanti agli occhi di tutti. Noi ci dobbiamo porre il problema di come reagire a questa situazione. L'Italia è cresciuta con percentuali molto basse, e con percentuali molto basse, intorno allo 0, o all'1%, non si va da nessuna parte. Noi abbiamo delle dimostrazioni empiriche, insomma, gli economisti ci dicono che se un sistema non cresce almeno ad un ritmo superiore al 3%, è difficile che questo poi possa generare percorsi virtuosi di coinvolgimento delle risorse che esistono sul territorio. Ecco, noi riteniamo quindi che se l'Italia, che si ritrova con una disoccupazione molto forte, si ritrova con un calo del PIL molto forte, si ritrova con una riduzione dei consumi altrettanto forte, si ritrova con un debito pubblico che è diventato al limite della capacità di sopportazione, noi non possiamo continuare ad andare avanti con un sistema economico che cresce allo 0,%, che cresce al 1%. Abbiamo bisogno di un sistema economico che cresca oltre il 3%. Il 4 se possibile, ma sicuramente oltre il 3%. Qui si pone la questione di come fare perché questa crescita possa essere forte, possa andare oltre il 3% e quindi recuperare tutti quanti i vuoti che noi abbiamo da 2 luglio alla disoccupazione. Il nord ha una situazione, direi, di utilizzo abbastanza vicina alla Venezia, cioè che è un utilizzo dei fattori al nord che nelle cose. Se noi pensiamo a far crescere soltanto il nord, noi non credo che possiamo pensare ad avere una crescita del 3%, oltre il 3%. La crescita che noi possiamo registrare nel nord non può essere una presidenza mentale, che magari dipenderà dalla produttività, dalla produttività, ma con la produttività, non credo che si possa immaginare di poter arrivare a una crescita di oltre il 3%, soprattutto se poi ci troviamo con un mezzogiorno che arranca e che non è in condizione di dare un contributo. Da queste considerazioni noi partiamo per dire: se vogliamo recuperare i ritardi del nostro futuro, recuperare i ritardi del nostro, se vogliamo affrontare in maniera positiva, con qualche speranza di successo, il debito pubblico e il recupero della disoccupazione e dei livelli di reddito, noi abbiamo bisogno di mettere in campo in Italia una seconda locomotiva. Che la locomotiva del nord da sola non può farcela a trainare. Questo è un po' la filosofia che ha un po' sostenuto, che ha informato il nostro sforzo, il nostro lavoro. Quindi abbiamo bisogno di una seconda locomotiva. Ovviamente a questo punto si pone il problema di come trasformare il
ma come sta fermando questo giorno di locomotiva? Nel nostro documento abbiamo fatto delle ipotesi che voi lo conoscete, il documento abbiamo fatto, abbiamo bisogno di un termine molto, molto macro. Il Mezzogiorno ha bisogno di creare dai 3-4 milioni di posti di lavoro. La stessa Svimez su questo è stata molto chiara, ma insomma tutti gli studiosi sono molto chiari. Rosetta ha fatto un libro sul coccodrillo di affogato per sostenere questa necessità. Quindi la verità è che nel Mezzogiorno abbiamo delle risorse che non sono nel circolo della produzione, della produttività economica. Allora, se noi vogliamo che il sistema paese riprenda e affronti con qualche possibilità di successo le grandi deficienze, le grandi conseguenze delle crisi che ha subito, affronti anche la questione di assorbire la disoccupazione e affronti anche la questione di assorbire il debito, abbiamo bisogno di mettere in campo la locomotiva del Mezzogiorno. E per creare questa locomotiva, che ha delle risorse enormi che non sono utilizzate, a cominciare appunto da quei 3,4 milioni di posti di lavoro che attendono di essere creati. Noi abbiamo delle risorse enormi, a cominciare dalla risorsa mediterranea. Io so che anche il professore Giannola su questo tema sta insistendo molto. Noi abbiamo la necessità di ricreare anche il contesto geopolitico ed economico intorno al Mezzogiorno, che consenta al Mezzogiorno di essere protagonista. In questa fase storica noi stiamo vivendo una schizofrenia. Da una parte c'è il Mediterraneo, che è diventato nuovamente incrocio dei grandi scambi a livello internazionale. Alla direttrice nord-sud si è sommata la direttrice est-ovest, con la Cina, l'India, con tutto il sud-est asiatico, che diventa un protagonista assoluto dell'economia del mondo. Dall'altra parte noi ci siamo trovati con l'Europa che ha rinunciato ad avere una politica nel Mediterraneo. Noi tristemente siamo fuori dal Mediterraneo, con la Russia e con la Turchia che vanno a fare da padroni nel Mediterraneo. Quindi il problema economico si lega con il problema politico, con il problema internazionale. Ecco, in questo Mediterraneo il Mezzogiorno può giocare le sue carte, secondo noi, lavorando su 6 piattaforme. Su queste piattaforme poi credo che i nostri ospiti si confronteranno anche alla luce di quello che succede nel contesto politico nazionale. Anche l'articolo di Pupini che ha citato adesso Alessandro pare che sia molto importante. Quindi le nostre piattaforme io le enuncio, d'altra parte e sarà questo, credo, l'oggetto della discussione nel prosieguo del seminario. Abbiamo una piattaforma produttiva su cui dobbiamo lavorare molto. In Mezzogiorno esistono sicuramente delle eccellenze, esistono delle realtà importanti, ma manca il tessuto. E noi abbiamo bisogno di crearlo, questo tessuto. Quindi bisogna vedere come creare questo tessuto. Abbiamo una necessità di creare questa piattaforma infrastrutturale, la piattaforma logistica, la piattaforma digitale. C'è una piattaforma scientifico-tecnologica che va assolutamente, direi con assoluta priorità, avviata nel Mezzogiorno d'Italia. Io mi permetto di fare una piccola cosa su questo, perché è un argomento che mi interessa molto. Noi negli anni '80, una delle ultime cose che la Cassa per il Mezzogiorno fece furono i parchi tecnologici. Si crearono sul territorio meridionale una serie di parchi tecnologici che erano di una grande intuizione, erano frutto di una grande intuizione, perché i parchi tecnologici dovevano essere quelle realtà che avrebbero dovuto mettere insieme l'innovazione, la ricerca, l'università con l'impresa. Le cose non andarono così. Non andarono così per tutta una serie di motivi, perché le scelte di politica industriale furono altre, perché si puntò alla direttrice nord con il paradigma atlantico, perché ci furono dei ritardi anche sul versante istituzionale delle regioni, delle università. Ma quella fu una grande intuizione. A nostro avviso questa intuizione va ripresa, rilanciando un sistema di parchi scientifico-tecnologici che mettono insieme
le imprese, mettere insieme le università, mettere insieme la logistica, e secondo noi, poi questo verrà credo fuori dalla discussione, saranno appunto le ZES che dovranno essere in qualche maniera proprio l'incrocio che metterà insieme tutti quanti questi elementi, perché una cosa che noi, su cui noi abbiamo sbagliato in passato, è stato questo dell'eccessivo frazionamento. Ogni regione ha voluto fare per conto suo, io credo che non sia più possibile. Noi dobbiamo riprendere il Mezzogiorno come realtà unitaria, dobbiamo ragionare in termini di sviluppo di piattaforme, ma per il Mezzogiorno, non per la regione Campania, la regione Sicilia, la regione Calabria, ma per il Mezzogiorno, inteso proprio perché dobbiamo andare verso la locomotiva del Mezzogiorno. Noi abbiamo anche citato un'altra piattaforma che a nostro avviso è molto importante, che è la piattaforma creditizia. Di recente c'è stata l'assemblea della Banca Popolare di Bari, è l'ultima grande banca popolare che è rimasta nel Mezzogiorno. Ci sono, grazie a Dio, altre banche popolari importanti, ma la dimensione della Banca Popolare di Bari è quella che potrebbe essere il punto di partenza per ricreare un sistema creditizio sul Mezzogiorno, che deve tenere conto appunto delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo. Noi non possiamo continuare con il Mezzogiorno a rinunciare ad una dimensione da protagonisti sul versante del credito. Su questo credo che non ci possano essere dubbi. E poi abbiamo citato altre due, infine, che non sono le ultime poi, che sono la piattaforma della conoscenza, che ci porta dritti dritti alla scuola, che ci porta dritti dritti poi alla formazione, che è il problema gigantesco con cui ci stiamo misurando. È pazzesco che l'Italia sia diventata una delle nazioni più ignoranti d'Europa. È veramente triste dover riflettere su queste classifiche che indicano l'analfabetismo di ritorno in Italia spaventosamente dilatato. Quindi riprendere il discorso della conoscenza, la piattaforma della conoscenza nel Mezzogiorno. E infine la piattaforma della coesione, perché se noi non mettiamo mano ad un progetto di coesione, questo paese, questo Mezzogiorno, questo paese non andrà da nessuna parte. Ma attenzione, noi facciamo una precisazione illustrando questa piattaforma. La nostra idea di coesione è una idea attiva, non è un'idea legata all'assistenza, non è un'idea legata all'elargizione. La nostra idea di coesione è un'idea legata alla creazione delle condizioni di sviluppo, di lavoro, di formazione, di conoscenza. Ecco, su queste piattaforme noi abbiamo definito un percorso che secondo noi potrebbe consentire al Mezzogiorno di affiancare il nord per portare l'Italia verso livelli di crescita che sono indispensabili, perché io ho paura che se noi dovessimo continuare a crescere ai ritmi in cui siamo cresciuti negli anni scorsi, nei decenni scorsi, davvero non riusciremo ad andare da nessuna parte. È ovvio che lo Stato poi deve fare la sua parte. Nel documento c'è anche una citazione di quelli che sono i campi nei quali lo Stato deve intervenire, dagli investimenti alla pubblica amministrazione. Ma su questo sono state scritte molte cose, sono state definite molte linee. Noi riteniamo che finalmente sia arrivato il momento di affrontare il problema dello sviluppo italiano in una visione unitaria. E noi lo diciamo con modesto orgoglio. Il Mezzogiorno vuole essere protagonista dello sviluppo dell'Italia, e quindi noi non rifugge da noi ogni idea di rivendicazionismo stupido, ogni idea di contrapposizione populistica, ogni idea di contrasto geografico che non ha senso assolutamente. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro alle nostre amici di studiare. Eccoci qua. Allora, l'intervento di Antonio Corvino ha dato molti spunti. Io proverò a riassumerli e poi vi cederò a riassumerli nel senso di tradurli in delle domande che voglio porvi.
e poi vi cederò la parola con una raccomandazione: facciamo degli interventi brevi anche a beneficio di chi ci ascolta, cioè immaginiamo di stare entro i 6-7 minuti a testa, lo stesso farò io, anzi sarò ancora più breve. Primo punto, la situazione da cui è partito Antonio è il quadro economico, sociale e civile del Mezzogiorno, con i dati che sono inconfutabili, che tutti conosciamo, a cui vorrei aggiungere solo quello dell'Istat sulla perdita di popolazione, che proprio ieri è stato certificato e che è qualcosa di pauroso, come avete visto, perché ci sono delle regioni del sud dove lo spopolamento segna una condizione non solo irreversibile, ma proprio una frattura con il resto del paese. Ci sono solo due regioni che crescono in popolazione, guarda caso, e sono la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Nel Mezzogiorno questa diaspora ha ormai assunto, come la Svimez aveva certificato, le connotazioni di un'emorragia. Secondo punto, quali strumenti? Antonio ha messo sul tavolo questo studio che avete letto, immagino, come me, e che è necessario che diventi uno strumento ispiratore rispetto, per esempio, alle politiche di programmazione che il governo entro il 15 ottobre dovrà fare per utilizzare i fondi del Recovery Fund. Leggevo stamattina, ma l'avrete fatto anche voi, l'articolo di Fubini in cui ci racconta che la cosiddetta cabina di regia di questa programmazione ancora non c'è, che i partiti litigano, i 5 Stelle non vogliono darla a Conte perché hanno paura che questo significhi consegnargli troppo potere, e addirittura vorrebbero finanziare progetti vecchi, non sapendo che le cose stanno diversamente e l'Europa ci chiede di fare qualcosa di diverso, evidentemente. E quindi su questo vorrei sapere come pensate, anzitutto se valutate che questi strumenti indicati nel piano siano quelli più adeguati, perché anche qui sul modo di intervenire ci si divide all'interno del Mezzogiorno e fuori dal Mezzogiorno, e dobbiamo riconoscere che una serie di misure che sono state approntate per fronteggiare la crisi del Mezzogiorno non hanno prodotto gli esiti che volevamo, comprese le ultime misure del governo Gentiloni e del governo Renzi, penso per esempio a quelle. E poi c'è un terzo punto, il punto politico, cioè come far convergere le forze politiche rispetto a questo obiettivo, a questa convenienza strategica che Corvino oggi, Giannola ce lo dice da anni, il Mezzogiorno rappresenta per l'intero paese, perché investire nel Mezzogiorno è più conveniente che nel resto del paese. Purtroppo a questa convergenza strategica in questi anni abbiamo visto che si è spesso sostituita un particolarismo territoriale, e i partiti stessi sono stati divisi da questa frattura che segna l'identità civile degli italiani e continua a connotare anche l'atteggiamento delle forze politiche. Tanto che, vi lascio con l'ultima provocazione, mi chiedo se convenga ancora ragionare in termini di esistenza del Mezzogiorno. Giustamente dice Antonio, non è giusto che sia la Puglia o piuttosto la Campania, con la sua interlocuzione diretta col governo centrale, a transigere, e però il Mezzogiorno come entità politica non esiste, per cui nel momento in cui tu poni un problema del Mezzogiorno, la rappresentanza di questi interessi in capo a chi sta? Una volta c'era, ve lo ricordate, la conferenza dei presidenti delle regioni del sud, ma oggi non ha nessun, penso che non si convochi da non so da quanti anni, e la divisività di questi presidenti si è vista anche quando avevano lo stesso colore, cioè quando erano tutti rappresentanti del PD. Emiliano e De Luca credo che non si siano mai, non abbiano mai condiviso nulla di strategico in questi anni, quindi anche questo è un problema di rappresentanza che riguarda il Mezzogiorno e che coinvolge le forze politiche, e non solo le forze politiche, ma anche gli altri attori istituzionali e perfino
i cosiddetti intellettuali, il ruolo della stampa, chi vi parla è stato, come sapete, direttore di un giornale, del più importante giornale del Mezzogiorno, per 6 anni, dovendo constatare che però gli editori non hanno alcun interesse, perché non ci sono editori del Mezzogiorno, e quindi il tentativo di costruire una prospettiva meridionalistica, se ancora questa parola è concessa, per un giornale che promuovesse questo tipo di cultura, poi naufraga rispetto ad interessi che sono molto diversi. Con ciò mi taccio, ma spero di aver introdotto una serie di punti su cui vorrei che vi esprimeste, e quindi cedo la parola al dottor Giannola, che ho avuto per anni, che saluto, e che può introdurre questo tema, poi sentiremo anche gli altri. Prego, dottor Giannola. Grazie, ricambio il saluto molto cordialmente del dottor Barbano, e cercherò io a questo punto di essere anch'io molto sintetico, perché va bene, l'introduzione di Antonio Corvino credo che sia molto chiara e precisa. Oggi non è tempo di rivendicare, però è anche tempo di fare i conti. Il Sud, da parte sua, sta cercando di farli, li dovrebbe fare anche il Nord, e riconoscere un fallimento di sistema. Aver preteso di essere la locomotiva del paese, questo paese non ha più locomotive, anche se singoli pezzi del paese sono in salute apparentemente, ma come diceva, credo, il presidente Bassetti, se continuiamo di questo passo e continuiamo con le manifestazioni di interesse del post-Covid alla Bonaccini o alla Sala o alla Bonomi, ci ridurremo a vendere i bulloni alla Germania e non essere più neanche un paese. E credo che questo stia ampiamente avvenendo. E per rispondere alla preoccupazione dell'Istat, beh, noi dal 2010 abbiamo nel nostro rapporto parlammo di tsunami demografico, quindi non è che è una cosa, come dire, un terremoto in atto ormai da più di 10 anni, noi ce ne accorgemmo allora, quindi già prima era cominciato, secondo me è cominciato dal 1992-93, ma sono date dalla prima crisi finanziaria italiana, e noi parliamo, lo tsunami demografico si trasforma in un'altra cosa, nell'eutanasia della questione meridionale. Perché la risposta a quello tsunami è stata la programmazione, diciamo, di mercato, attraverso le convenienze soggettive, di svuotare il serbatoio di capitale umano rappresentato dal Mezzogiorno lentamente, per cui ancora il Mezzogiorno è la parte più giovane del paese, di un paese ormai che sta invecchiando di corsa e sta perdendo anche il suo capitale umano, perché poi dal nord se ne vanno all'estero appena possono e così via. Quindi è un tema, questo dell'eutanasia, molto significativo. È un tema che comporta un altro aspetto, e cioè la politica estrattiva, altro che le classi dirigenti del sud. Le classi dirigenti del sud sono gli ascari di una classe dirigente estrattiva che è fortemente arroccata nel quadrilatero lombardo-veneto di risorgimentale memoria, una memoria di sconfitta. La prima guerra di indipendenza fu persa in quel quadrilatero. E noi, se volete, per simmetria risorgimentale, come Svimez, parliamo da anni di un quadrilatero meridionale che in qualche misura dottor Corvino ha
Abbiamo un problema con il microfono del presidente Giannuola. Un attimo solo. Io l'ho acceso e si sente? Adesso lo sentiamo, presidente. Ora lo sentiamo, presidente. Ok, allora vabbè, come non detto tutto quello che ho detto prima, se non si è sentito. Il problema allora, molto sinteticamente, è come arrestare l'eutanasia della questione meridionale nell'interesse nazionale, non perché c'è una guardiamo con affetto la questione meridionale. La Svimez non nasce per coltivare la questione meridionale, nasce nel 1946 al nord, presieduta dal ministro dell'industria, allora presidente del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, proprio per eliminare la questione meridionale. Quindi, ma una cosa è eliminare e una cosa toglierla di mezzo per eutanasia, cioè tranquillamente, e cosa che sta avvenendo con matematica precisione da almeno dal 1998 con la nuova programmazione. Di fatto abbiamo chiuso il mezzogiorno nel ghetto dei fondi strutturali e poi ci siamo lamentati dell'incapacità di gestirli e così via, senza lamentarci dell'incapacità politica italiana di avere un'idea di politica di sviluppo. Allora, la prima cosa credo importante è stata quella di fare un'operazione verità e di aver mostrato come a regole date queste regole sono state assolutamente disattese e volutamente disattese, creando una asimmetria di politiche economiche micidiale che ha portato il Sud con la seconda crisi finanziaria italiana, quella del 2008, 2007, 2008, partita nel 2008, a perdere oltre il 14% del suo PIL e il Nord a perdere l'8% del suo PIL. E la perdita del Nord è molto legata al crollo del Sud. Ora, il Nord si sta illudendo di continuare a estrarre risorse dal Sud, se facciamo i conti con accuratezza, sulla base di criteri incostituzionali, tipo la spesa storica, tanto per capirci, che si possono documentare settore per settore dei cosiddetti diritti essenziali garantiti e da finanziare integralmente per rispettare la Costituzione. Si sta e continua a pretendere di, come dire, di riempire le vele del vento del nord, che ormai è una brezza sostanzialmente incapace di far crescere il paese, far crescere la regione, forse, e poi vedremo. E quindi questo è il tema cruciale, capirsi nord e sud nelle rispettive crisi. Il sud è in agonia, il nord ci sta arrivando. Allora questo sarebbe il momento di fare fronte comune e capire quali sono le vie di uscita. E le vie di uscita ce le dice l'Europa, che si è riconvertita sull'Italia alla luce di un problema che prima penso che sia stato quello il fondamentale problema, la constatazione che perdere il Mediterraneo come frontiera meridionale dell'Unione Europea, e lo sta perdendo, è già perso sostanzialmente, tocca riconquistarlo, vuol dire disgregare l'Unione Europea prima o poi. E quindi è inutile pensare al Northern Range forte, potente ed efficiente, se c'è un Southern Range spappolato e in cui neanche più in Libia si potrà andare, e Lenin ne paga le conseguenze, neanche più vicino a Cipro si può andare, e Lenin ne paga le conseguenze, tanto per fare un esempio, ma l'Europa ne paga le conseguenze, rispetto a un continente, il Medio Oriente, l'Africa e così via, che è il futuro del mondo, da coltivare, certo, forse costoso, rischioso, ma è l'unico futuro del mondo che l'Unione Europea dovrebbe interessare. E quindi da questo punto di vista noi crediamo che il Mezzogiorno è l'opportunità per il Nord di recuperare un ruolo, altrimenti ridicolo,
all'interno dell'Unione Europea, appunto venderemo i bulloni alla Germania, come già stiamo facendo, e illudendoci di essere delle macchine da guerra praticamente fuse, illudendoci che il cacciavite di Colau possa rimettere in funzione appunto un motore che è fuso, che non ha possibilità di rimettersi in funzione secondo l'esperienza degli ultimi 20 anni, cioè basta guardare agli ultimi 20 anni, non è una questione ciclica, è una questione strutturale. In questi 20 anni i nostri punti di diamante, Emilia, Lombardia, hanno perso decine di posizioni in Europa. Le nostre metropoli europee, Milano, sono scavalcate da Bratislava. Quindi sono le nostre, noi facciamo delle narrazioni a nostro uso e consumo che appena spassiamo il confine vengono guardate con sufficienza ed ironia nel resto d'Europa. Dovremmo recuperare, avendone tutte le energie e le possibilità, un ruolo un po' più dignitoso all'interno di un consesso in cui siamo bene o male i fondatori e quelli che debbono presidiare la frontiera sud del sistema e debbono presidiarla in un'ottica di colloquio, di integrazione con il resto del mondo, che è l'unica possibilità che ha l'Italia e l'Europa di contare qualche cosa. Quindi questo è un po' il messaggio. Io però vorrei forse ricordare una cosa che può essere provocatoria. Cioè noi sappiamo, cioè l'Italia, il nord e il sud, la Svizzera è nata per eliminare, per fare l'unificazione economica, cioè la sua missione originaria è sempre stata questa, non certo per coltivare il meridionalismo che è fondamentale, il meridionalismo classico positivo, penso a De Viti De Marco, penso diciamo a grandi intellettuali, hanno sempre visto il problema italiano come un problema di unificazione e di creazione di un mercato per poter contare, essere qualcosa. Quindi non è un meridionalismo neoborbonico, diciamo così, che è un rivendicazionismo, sia pur legittimo per tanti motivi, ma che va poi letto e interpretato in modo, a mio avviso, molto diverso dalle intenzioni apparenti di questa rivendicazione. E io sarei per una rivendicazione brodeliana del ruolo di Napoli. Quando Brodel parla di Napoli, dice Napoli è l'unica città italiana a caratura europea il cui patrimonio è tale per l'Europa e per l'Italia che se si ferma Napoli, beh, si ferma l'Italia e ne subisce conseguenze l'Europa. Questo nel 1983 scritto sul Corriere della Sera, cioè all'alba della questione settentrionale, tanto per capirci. Ecco, quello è il senso del meridionalismo che la Svimez si sente di sottoscrivere, non il rivendicazionismo che poi è importante esplicitare quando si guardano i numeri e le dinamiche. Beh, queste dinamiche ci dicono una cosa, che ormai le Marche, cioè il mondo della terza Italia, tanto per capirci, l'Italia, le Marche, l'Umbria, la Toscana, Marche e Umbria sono già politica di coesione, rientrano con molti parametri all'interno di quel che è il novero delle sette sorelle meridionali, ma ci si sta avvicinando con molta velocità il Piemonte, che ora ha un reddito pro capite medio rispetto a quello ai 100 dell'Unione Europea pari a 102, quindi siamo a un passo, partendo da 134 15 anni fa. Quindi questi grandi progressi del nord, ci si sta avvicinando la Toscana, che è a 103 rispetto ai 130 di tanti anni fa. Quindi quando guardiamo alle dinamiche, allora scopriamo il doppio divario e il nord è in via di entrare tutto nelle politiche di coesione. Se ci mettiamo il saldo 2019, 2020, 2021, l'Italia avrà perso almeno 5 punti di PIL rispetto alla Germania e al resto dell'Unione Europea.
Non so quanto questo si traduca in PIL pro capite rispetto alla media europea. Temo che tutta l'Italia si avvicina molto a essere un paese integralmente, come dire, candidato alle politiche di coesione. Questo ci spiega anche la grande attenzione che oggi ha l'Europa, almeno l'Europa forte per l'Italia, perché il suo fronte sud sta franando. E sta franando la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna ha perso 30 posizioni all'interno delle regioni europee, se andiamo a vedere. Poi certo è l'eccellenza, forse la regione più solida, più concreta, più dinamica italiana, più della Lombardia, indubbiamente. Grazie, dottor Giannola. Sì. Grazie. Questo è il quadro su cui forse con i numeri occorrerebbe confrontarsi e provare a, dico solo una cosa, i numeri ci dicono che se guardiamo non alle regioni del sud l'una rispetto all'altra, che non si parlano, ma se provassero a guardare un po' al di sopra della loro testa queste regioni, scoprirebbero che Campania e Puglia e Basilicata e Calabria, messe assieme su una strategia di progetto di sistema e non progetto di regione, sono effettivamente il potenziale secondo motore di cui si parlava prima. E questo secondo motore c'ha quattro pistoni che possono trainarlo, e sono Napoli, Bari, Taranto e Gioia Tauro. Se non mettiamo in moto questi quattro pistoni che il governo Gentiloni per caso ci ha lasciato formalizzato ma mai realizzato, beh, allora siamo destinati ad affondare nel Mediterraneo. Quindi abbiamo tutte le indicazioni molto precise per fare un secondo motore, e in questo secondo motore le famose aree interne, tanto oggetto dei nostalgici delle politiche di coesione, diventano parte centrale di questo motore. Quindi quella è la politica delle aree interne, mettere in moto questo quadrilatero che, rispetto alla lottica risorgimentale, una volta tanto può essere vittorioso rispetto a quello che avvenne nel 48. Grazie dottor Giannola, la sua autorevolezza e la chiarezza della sua esposizione, delle sue idee, ci hanno fatto percepire questi 14-15 minuti come 6, e quindi la ringraziamo. Però i prossimi interventi vi prego di contenervi, perché altrimenti non ci stiamo con i tempi. E però il quadro che è emerso da questo intervento è un quadro d'insieme. Devo dire che io sono leccese e ho sempre percepito Napoli nei termini in cui la racconta Giannola, cioè nel mio immaginario Napoli è la mia capitale fin dall'infanzia, perché Napoli era la sede delle università di mio padre, Napoli era la sede del San Carlo, che era, no, il riferimento della cultura, uno dei riferimenti più importanti della cultura nazionale. Però purtroppo le condizioni della città oggi segnano uno stridente contrasto fra ciò che vorremmo che fosse e ciò che potrebbe essere e ciò che è. Ma io vorrei tentare di adesso sentire un intervento diverso, perché Guido De Blasio, se mi sente, spero che il suo collegamento sia efficiente, ha spesso anche nelle sue pubblicazioni, nel suo ultimo libro che ho avuto il piacere di leggere, che mi ha mandato, e segnala un po' una lettura, non dico controcorrente, ma ci mette di fronte ad alcune contraddizioni rispetto alle politiche anche di coesione, all'uso che si fa delle politiche per il Mezzogiorno. Mi sente Guido De Blasio? Salve, voi riuscite a sentirmi piuttosto? Sì, benissimo. Ok. Io sono sono in un campeggio in Sardegna, per cui la mia connessione è assolutamente poco efficiente, per cui non so se aveva finito, dottor Barbà, non so se voleva chiedermi qualcosa in particolare, vuole che io elabori un po' su quello che è stato detto. Ho finito, vorrei che lei intervenisse anche alla luce di quello che ha detto Giannola,
ponendo le contraddizioni che spesso lei ha sollevato nei suoi scritti. Va bene, molte grazie. Intanto mi chiedo, io mi scuso, non sono riuscito ad ascoltare del tutto l'intervento del professor Giannola, perché appunto ero da un'altra parte e la connessione era saltata. Diciamo, anche per, come dire, contribuire un po' alla vostra discussione in maniera non dispersiva, diciamo che la mia lettura degli eventi prossimi e molto dipende un po' da quello che, come dire, è stato fatto in Italia negli ultimi 20-30 anni, insomma. Noi un po' le politiche per il Mezzogiorno abbiamo provato a studiarle, diciamo così, sulla base di un metodo che è il metodo scientifico, quello che adesso attualmente viene riconosciuto in giro per il mondo come il metodo scientifico, che quelli sono gli studi di natura econometrica / controfattuale. Non vi annoio su queste cose, però il punto importante per chi vuole discutere di Mezzogiorno è quello di capire che in Italia c'è un po' una frattura forte, ok? Per come noi, ok, discutiamo di questi aspetti. Noi fondamentalmente in questo paese discutiamo di Mezzogiorno con lo strumentario, le categorie analitiche e anche la narrativa, se vuole, no? I riferimenti culturali con cui si faceva assolutamente 30 anni fa, ok? Facciamo questa cosa come la facevamo 30 anni fa e abbiamo però purtroppo di fronte negli ultimi 30 anni un'esperienza di fallimento. Un'esperienza fortissima di fallimento, per cui questi aiuti allo sviluppo nelle nostre zone, diciamo così, meno sviluppate, non solo non sono serviti a risolvere il problema, ma molto spesso hanno contribuito ad aumentare il problema. Ok? Hanno contribuito ad aumentare il problema perché? Perché laddove, come dire, non servono ad aumentare la crescita, non servono a favorire la crescita del prodotto, ok? A ridurre la disoccupazione, allora si disperdono in tutta una serie di rivoli, danno luogo, no? A operazioni meramente ridistributive, molto spesso addirittura arrivano a finanziare, come dire, attività illegali, possono arrivare addirittura a finanziare la criminalità organizzata. Su questo ci sono delle evidenze di carattere econometrico. Abbastanza decisivo. Quindi, insomma, che c'è bisogno in questo paese? Ma intanto in questo paese c'è bisogno di, come dire, fare un momento il punto per bene su quello che non ha funzionato, capire quali sono le ricette che non sono andate a buon fine, dire ok, queste cose non sono andate a buon fine, mettiamoci una pietra sopra, proviamo a fare qualcosa di diverso, proviamo a capitalizzare sulle lezioni del passato. A me francamente non mi pare che stiamo facendo questa cosa, mi pare che, no, anche nelle ultime proposte a livello governativo, mi pare che noi stiamo riproponendo in maniera assolutamente asettica un'idea, diciamo così, di interventi a favore dello sviluppo che era quella dei primi anni 90, anche come, diciamo, come tipologia dei programmi. È una roba di inizio anni 90 che non tiene conto di quello che questi 30 anni siamo riusciti a imparare, che quindi, come dire, spero di sbagliarmi, ma che quindi è destinata al fallimento. Nel concreto ci sarebbero delle cose da fare. Nel concreto, questo paese, quali sono le migliori? Il primo, se volete, prerequisito è quello di studiare, è quello di capire come spenderli sulla base delle conoscenze scientifiche. E quindi, come dire, basarsi su un corpo grosso di conoscenze che esistono nel nostro paese, ma lì possiamo andare a vedere anche quello che succede negli altri paesi, per spenderli nei programmi di intervento che hanno dato esperienza, ok? Che hanno dato una prova concreta di favorire lo sviluppo, e non spenderli invece nei programmi che questa prova concreta non l'hanno data. Due esempi per intenderci molto velocemente.
Beh, per esempio, come dire, no, il governo ha molto insistito su questo programma che si chiama Resto al Sud, con cui noi diamo tutta una serie di soldi a persone che vorrebbero svolgere un'attività imprenditoriale. Potrebbe essere una buona idea? È un'idea cattiva? Noi in realtà questa cosa non la sappiamo, magari potrebbe essere una buona idea, ma lì c'è un problema, perché i dati che ci permetterebbero, diciamo così, di capire se stiamo andando nella direzione sbagliata o invece in quella giusta, attualmente non sono disponibili per chi vorrebbe capire, okay, per chi vorrebbe fare un esercizio da questo punto di vista. Sento altre voci sotto. Spero mi stiate sentendo. No, l'altro aspetto sono le ZES. No, ora, sì. Come dire, l'altro aspetto sono le ZES, rispetto alla quale c'è un deficit, se volete, di natura analitica molto forte. Noi da qualche anno a questa parte ci siamo un po' inventati questa nuova proposta, diciamo così, di politiche per lo sviluppo. Continuo a chiedere, diciamo così, qual è la base analitica per questa cosa. La cosa divertente è che come in tanti casi in precedenza, in realtà nessuno ci è venuto a raccontare perché, ok, fare delle ZES anziché qualsiasi altra operazione di intervento dovrebbe funzionare. In realtà i paesi che l'hanno fatto, che sono per lo più paesi in via di sviluppo, ci dicono: attenzione, questa roba non funziona. Quindi qual è il motivo per cui noi invece ci aspettiamo che dalle ZES, okay, arrivi lo sviluppo economico? Questa cosa non ce l'ha ancora raccontata nessuno. Forse sarebbe il momento invece, diciamo così, di insomma dire prima qual è l'idea e poi di spendere i soldi. C'è un altro punto, poi sto zitto, su cui vorrei diciamo così attirare la vostra attenzione. Secondo me, ma sulla base di tutta una serie di lavori appunto che sono stati effettuati, nel sud c'è un problema relativo al fatto che i salari in Italia sono dei salari che sono fissati a livello nazionale, ok? Se ne è parlato nei giorni scorsi, perché il punto l'ha rifatto il sindaco di Milano. Ci sono tutta una serie di lavori scientifici, ad esempio quelli di Tito Boeri e di un gruppo di suoi coautori, che ci raccontano che alla fine avere un minimo di differenziazione salariale, che non significa, no, gabbie territoriali, ma significa soltanto lasciare agli imprenditori, ciascun imprenditore, a livello, quindi stiamo parlando di una flessibilità che si potrebbe realizzare a livello di impresa, okay? avere più margini decisionali per scegliere qual è il proprio salario nominale. Beh, questi studi ci dicono che avere un minimo più di differenziazione salariale avrebbe dei vantaggi. E sapete qual è la categoria che maggiormente andrebbe a beneficiare di questa cosa? Tenetevi forte, ve la dico. Sarebbero disoccupati meridionali, perché con dei salari flessibili queste persone riuscirebbero a trovare, come dire, un lavoro più facilmente, se non altro perché un tot di imprese è possibile che avrebbe più convenienza nell'assumere queste persone. Bene, questo argomento io non sto dicendo che quella è la soluzione dei mali dell'Italia, ok? Sto dicendo però, attenzione, nessuno di noi a questo momento sa in che misura una maggiore differenziazione salariale potrebbe contribuire ad aiutare le sorti dei più sfortunati. Di questo stiamo parlando. Per me è intollerabile che questo argomento, ok, che questo argomento non venga discusso sulla base, ok, di ragionevolezza, ma venga invece accantonato sulla base di aspetti, se volete, no, di natura puramente ideologica o di altra natura. Io qui mi fermo, spero di aver buttato, diciamo così, e invece facciamolo, dottor De Blasio, mi sente? L'abbiamo persa? Sto zitto. De Blasio? Sì, bene, no, invece facciamolo, perché è giusto questo. Io personalmente la penso come lei su questo. Ed è giusto farlo, è giusto metterlo sul tavolo anche per confrontarci, evidentemente. Quando sento il Movimento 5 Stelle proporre il reddito minimo a 9 euro netti, o quando vedo la situazione di, per esempio, dove era il paese dove Salvini è andato a fare il pagliaccio l'ultima volta, Mondragone, no? E dove ci sono i rumeni a 3 euro l'ora,
mi chiedo se noi rumeni, i bulgari a 3 euro l'ora che lavorano e che stanno lì da 10 anni, quindi non è che li possiamo prendere e, come immagina il leader della Lega, farli partire via. Forse dovremmo avvicinare, riuscire ad avvicinare questi due universi, quello ufficiale che pretendiamo e che vogliamo a parole con le idee, quello del decreto dignità, per esempio, che dice che il lavoro determinato non va bene, quindi è giusto fare degli incentivi per convertirlo, e il mercato reale che ti dice: ma guarda che se il lavoro a tempo determinato in un momento di Covid tu pretendi che sia convertito a tempo indeterminato alla scadenza e blocchi peraltro i licenziamenti dei garantiti, tu avrai l'effetto che le donne e i giovani escono dal mercato del lavoro e la frattura aumenta. Quindi fuori dalle ideologie, la CGIL queste provocazioni oggi come le vive, dottor Schiavella? Sente come una, come dire, un attentato alla dignità del lavoro, ai principi e alle battaglie che ha compiuto, oppure è disponibile a confrontarsi anche nel merito su queste cose? C'è il dottor Schiavella? L'ho perso. Sì, il dottor Schiavella si sta collegando. Ma ci ha sentito? Perché se non ci ha sentito è inutile dargli la parola. Mi ha sentito, dottor Schiavella? Ha sentito la mia domanda? Si è disconnesso, il dottor Schiavella. Si è disconnesso. Va bene, allora lo sentiamo dopo. Sentiamo la Fondazione Dio Guardi come cosa pensa di quanto abbiamo detto. Prego, dottore. Bene, intanto buongiorno a tutti. Io, come dire, intervengo e la mia presenza vuole essere una sorta di attestazione di vicinanza, di condivisione, di alleanza rispetto a questo percorso che state conducendo. Lo faccio immeritatamente a nome della Fondazione Dio Guardi, ma del professor Dio Guardi, che, come insomma ha detto il dottor Corvino, purtroppo a causa di un infortunio avvenuto qualche giorno fa, non può essere presente quest'oggi, quindi in qualche maniera lo sostituisco. E devo complimentarmi con voi per questa iniziativa e più in generale per questa azione che state compiendo attraverso l'osservatorio, attraverso il documento sul Mezzogiorno che avete pubblicato, un'azione non retorica, non moralistica, non accattona, non compassionevole, non speculativa come l'ha definita il presidente Materrese, ma assolutamente propositiva, coraggiosa, di grande respiro, lungimirante, insomma proiettata verso il futuro. E devo dire che in questo piccolo intervento brevissimo che faccio vorrei riprendere dire, delle considerazioni fatte dal professor Dio Guardi, peraltro all'interno della rivista della Svimez, la rivista economica del Mezzogiorno, e qui saluto il presidente, il professor Giannola, dove il professor Dio Guardi, nel numero 60 della rivista, invoca la diffusione di imprenditorialità nel Mezzogiorno, un Mezzogiorno che non va immaginato, come sottolinea, come area depressa, ma come una nuova frontiera. E Dio Guardi fermamente invita a cancellare l'immagine negativa che da sempre caratterizza il nostro Mezzogiorno. E voi, in questo documento, in questa azione che state proponendo, lo state facendo, e questo, come dire, un elemento fondamentale. E nel farlo, appunto nel indicare questa cancellazione negativa, ricorda territori fortemente compromessi, depressi, che invece oggi sono risorti, e fa degli esempi, appunto ricordando la Germania dell'Est, i paesi europei che sono stati, come dire, che hanno subito la dittatura del comunismo sovietico. Il professor Giannola ha ricordato Bratislava, per esempio. Edo Guardi si domanda come mai il Mezzogiorno, così ricco di intelligenti potenzialità, come le definisce, non possa essere appunto protagonista di un'analoga riscossa socio-economica, riscoprendo in sé il coraggio di sviluppare una propria autonoma imprenditorialità, dove peraltro ci sono dei grandissimi esempi di imprese, di imprenditori illuminati
sia nell'ambito delle costruzioni, delle imprese edili, ma anche nel mondo delle tecnologie, dell'informatica. Vi ricordo ad esempio Exprivia o Edilportale, che sono delle, come dire, eccellenze nazionali e internazionali. E il professor De Guardi conclude questo suo testo citando John Fitzgerald Kennedy, che quando fu designato candidato democratico per le elezioni americane del 1960, quindi esattamente 60 anni fa, tenne un discorso in cui mi fa piacere appunto citarlo, e vi leggo: questa sera mi trovo nel West, dove un tempo sorgeva l'ultima frontiera, e qui la frontiera che intende De Guardi. I pionieri rinunciarono alla sicurezza, agli agi e in certi casi alla loro stessa vita per costruire un nuovo mondo qui, nel West. Non erano schiavi dei loro dubbi, prigionieri delle loro etichette. Il loro motto non era ognuno per sé, ma tutti per la causa comune. Oggi il nostro West, dice De Guardi, è ancora il mezzogiorno. E Kennedy così proseguiva: la nuova frontiera di cui parlo oggi non è fatta di promesse, è fatta di sfide. Sintetizza non ciò che io intendo offrire al popolo americano, bensì quel che intendo chiedere al popolo americano. Fa appello all'orgoglio degli americani, non al loro portafoglio. Offre la promessa di ulteriori sacrifici anziché di maggiore sicurezza. Chiedo a ognuno di voi di essere pionieri di questa nuova frontiera. Il mio appello è rivolto a chi è giovane dentro, e qui mi riallaccio ancora una volta al professor Giannola, che ha definito il Mezzogiorno la parte più giovane d'Italia, e mi appello rivolto a chi è giovane dentro, indipendentemente dall'età. Eletto presidente poi John Fitzgerald Kennedy, nel suo discorso inaugurale dice: il successo o l'insuccesso definito del nostro progetto starà più nelle vostre mani che nelle mie. Perciò non chiedetevi cosa il vostro paese può fare per noi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese. Sono le parole appunto che Gianfranco De Guardi dedica al Mezzogiorno. Quindi io, insomma, con questo breve intervento vi ringrazio per l'attenzione, e ancora una volta vi porto i più affettuosi saluti e auguri del professor De Guardi. Grazie, grazie, grazie. Ricambiamo gli auguri, i saluti, e facciamo gli auguri al professor De Guardi perché si rimetta più presto. Vedo collegato Schiavella. Allora, non so se aveva ascoltato la domanda che io ho posto prima, ma la riformulo brevemente, anche in ragione di quell'appello di Kennedy, che è un po' quello che forse la politica dovrebbe fare in questo momento al Paese, cioè non solo promettere ciò che non può, ma far capire agli italiani che c'è una generazione forse che ha preso più di quanto poteva prendere, e che è necessario in questo momento fare un investimento, anche un sacrificio, a beneficio delle generazioni future. E la domanda che ponevo, Schiavella, era legata alla provocazione intellettuale che ci aveva portato il dottor De Blasio, sia rispetto alla validità di alcuni strumenti. Aveva citato per esempio Resto al Sud, di cui tanto sbandierato, di cui non sappiamo nulla sostanzialmente, o comunque non abbiamo certamente idea che abbia prodotto un'inversione di tendenza, ma soprattutto rispetto alla rigidità del mercato del lavoro, perché diceva De Blasio: forse discutiamo in maniera non ideologica, ma valutiamo che l'ipotesi di non delle gabbie salariali, ma una flessibilità dei contratti lasciandoli alla contrattazione territoriale potrebbe aiutare il Mezzogiorno, soprattutto quelle fasce più deboli. E io aggiungevo a questa provocazione che quando mi ascolto i 5 Stelle proporre il reddito minimo a 9 euro all'ora, mi viene da ridere, perché penso alla situazione per esempio dei braccianti del Casertano, oggetto in questi giorni delle performance di Salvini, che prendono 3 euro all'ora. Allora, siamo oggi, il sindacato è disponibile a discutere anche di questi temi, oppure li considera ancora un attentato alla dignità del lavoro e ai principi delle sue battaglie? Se mi sentite, innanzitutto, io ho avuto un audio molto disturbato e quindi
mi scuso se non ho potuto magari seguire cose e ripeterò cose già dette, ma alla sua domanda io sarei tentato di rispondere in maniera molto molto colorita, perché no, non lo faccio, perché mi sembra veramente un'assurdità, mi sembra un'assurdità, ma non è un problema di ideologie, è un problema di storia e di leggere quello che è accaduto nelle precedenti crisi. Io ho avuto la sfortuna di affrontare la più grande crisi prima di questa, quella del 2008, dal versante di un settore particolarmente esposto. Per mia sfortuna facevo il segretario generale degli edili nazionali della CGIL. E in quella fase si discusse molto su come per affrontare le crisi si dovesse ulteriormente flessibilizzare il mercato del lavoro, ridurre le garanzie, ridurre i salari, articolarli territorialmente, e il risultato è stato che qualsiasi politica di semplificazione spacciata per tale è stata invece una politica di deregolazione, e la deregolazione ha prodotto ulteriore avvolgimento su se stessa della crisi. Allora, mi perdoni, ma a quale deregolazione lei fa riferimento? A quale deregolazione? C'è presente la gestione del mercato del lavoro in Italia e le centinaia di forme di impiego che furono introdotte in quella fase? Ha presente oggi un mercato del lavoro dove il tema è la precarietà e la povertà di chi lavora? Allora, io penso che il modo di affrontare la questione in questi termini è un modo completamente sbagliato, legittimo da chi lo pensa, un modo alla Bonomi. E se pensiamo di affrontare il tema del mezzogiorno riproducendo le gabbie salariali, non è un problema di salari, non è un problema di ideologie, è un problema di ricette sbagliate che già in passato hanno prodotto sbagli. Allora, noi intanto capiamoci. Siamo oggi a ragionare di come utilizziamo i fondi europei e sembriamo diventati tutti ricchi, ma noi siamo in una fase che è ancora profondamente recessiva. È una fase, come ricordava il professor Giannola, e non ne usciremo facilmente se non affrontiamo la vera ragione della profondità della crisi del nostro paese, che è il fatto che in questa crisi socio-sanitaria e economica è emersa la grande fragilità del nostro sistema. È una fragilità che è costruita sulle diseguaglianze. Siamo fragili, affrontiamo peggio le crisi perché siamo profondamente diseguali, e la più grande diseguaglianza è quella fra territori. E in questo contesto va collocata la nuova questione meridionale. E in questo contesto la ricetta delle gabbie salariali sarebbe folle. Perché oggi il Paese, se vuole affrontare questa sfida, deve assumere un obiettivo nazionale, che è un obiettivo orizzontale, che deve attraversare tutti gli strumenti che individuiamo. E l'obiettivo orizzontale che deve assumere al centro delle proprie strategie di crescita e di sviluppo è l'assoluta coincidenza della lotta alle diseguaglianze con le politiche di sviluppo. E se non l'affrontiamo così, e l'affrontiamo in una logica, scusatemi, ve lo dico, vecchia e stantia, non ne usciamo. E se la lotta alle diseguaglianze è la lotta per far uscire il paese dallo sviluppo, allora ne derivano delle conseguenze. Ne derivano delle conseguenze dirette e immediate, che chiamano in causa il ruolo dello Stato, che chiamano in causa il ruolo delle imprese, che chiamano in causa il ruolo delle parti sociali, all'interno del quale obiettivo ognuna deve sviluppare la propria responsabilità. E allora, oggi noi abbiamo un problema enorme. Avete parlato di diversi terreni sui quali vanno sviluppate quelle che avete chiamato piattaforme. La piattaforma produttiva del Mezzogiorno qual è? Se usciamo dalla retorica delle eccellenze, oggi i settori più in crisi da questa fase sono quelli sul quale le filiere del Mezzogiorno si reggono: l'automotive, l'aerospazio, il tessile abbigliamento, il turismo. E se non assumiamo quindi nelle strategie dirette e immediate questo obiettivo di ridurre le diseguaglianze e quindi di intervenire sul mezzogiorno in maniera nuova e diversa, possiamo immaginare un intervento come quello che si è fatto fino adesso, dove i soldi vanno alle imprese a casaccio?
dove non si delinea fin da adesso una logica selettiva che costruisca qualità e che orienti le imprese a quel processo di crescita dimensionale che fa sistema e che costruisce intorno alle cosiddette eccellenze qualcosa che ne fa un che di efficace complessivamente per un territorio. E se parliamo di infrastrutture, possiamo non vedere quello che è successo in questi mesi, dove qualche bambino napoletano è stato costretto a stare arrampicato sulla tazza del cesso appeso a un cellulare perché non c'era rete, oppure perché non aveva accesso per solo fattore economico alla rete nella didattica a distanza? Possiamo non vedere che il sistema del welfare del mezzogiorno è completamente crollato su se stesso di fronte all'esplodere del bisogno? E quindi possiamo non vedere come sia necessario intervenire anche su quel terreno lì nella riduzione delle diseguaglianze come fattore di coesione sociale interno al mezzogiorno? Possiamo non vedere che stando alle ultime dati del Censis il sistema delle università del mezzogiorno è agli ultimi posti? Perché ha subito tagli che a sua volta hanno generato perdita di qualità in un circolo vizioso che va finalmente interrotto? Allora questa è la logica, in questa logica possiamo non vedere che i lavoratori del mezzogiorno sono più sfruttati, più poveri e più esposti alla crisi per tipologia di settori nei quali sono impiegati di quanto non lo siano altri? Quindi che nell'affrontare in maniera nuova la questione meridionale si debba assumere la questione della coesione complessiva e della lotta alle diseguaglianze? E da ultimo, possiamo non vedere che in questo quadro complessivo del mezzogiorno si pone un altro grande tema? Perché qualcuno diceva che la questione del mezzogiorno va posta nella sua unitarietà, e io sono profondamente d'accordo, ma in questa unitarietà io vedo la questione del mezzogiorno ancora più su una dimensione di scala ampia, e quindi come questione nazionale e come questione nazionale capace di essere considerata nella sua interezza, ma in questo contesto anche individuando le leve principali sulle quali agire. E se in tutta Europa le leve e le politiche che creano sviluppo e occupazione partono dalle grandi città, io noto come sia emerso con chiarezza la fragilità dei grandi sistemi urbani, che sono i luoghi sui quali le tensioni si sono costruite e che in autunno potranno esplodere, e chiamano in causa quindi anche la necessità di costruire livelli di governo e se parliamo del come gestire gli strumenti che tutti evochiamo, non possiamo non vedere quanto sia necessario riorganizzare profondamente ruoli e poteri dello Stato. Non solo non si parlano Stato e regioni, non solo manca un coordinamento fra le regioni, non solo non si parlano De Luca e Emiliano, ma non si parlano nemmeno De Luca e De Magistris. Anzi, De Luca ha costruito le politiche di sviluppo della Campania immaginando che al centro della Campania ci fosse un buco, quasi a dispetto, quando in tutta Europa il ruolo della funzione dei grandi contesti metropolitani è un ruolo, una funzione che non è alternativa alla logica di crescita, di sviluppo e di coesione con le aree interne, va invece creato, sostenuto e sviluppato. E qui torna un altro grande tema che non è sparito dall'agenda politica, perché rischia di ritornare, che è il tema di come riorganizziamo i poteri istituzionali, il ruolo e la funzione in rapporto ai grandi progetti nazionali che vanno assunti dallo Stato, al ruolo delle regioni che deve ritornare ad essere quello originario di soggetti che programmano e legiferano e non gestiscono, e dei governi di prossimità. E fra questi governi di prossimità il ruolo fondamentale che va attribuito alle grandi città metropolitane, anche come soggetti diretti di programmazione e gestione dei fondi europei, se vogliamo ragionare di restituire un ruolo e una funzione anche alle comunità e ai soggetti sociali che le rappresentano. Io penso che siano queste le sfide che abbiamo di fronte, sapendo che non è che abbiamo tanto tempo, perché l'autunno che aspetta una città come Napoli e gran parte del mezzogiorno
al di là delle provocazioni di Bonomi e anche della, della sua, che considero come tale, bonariamente, è un momento sarà un autunno davvero difficile, dove, come dice il ministro Lamorgese, rischiamo la polveriera, perché pure gli ammortizzatori sociali non basteranno. Grazie, grazie. Io mi sento di tranquillizzarla perché la mia posizione liberale, come lei ben sa, è minoritaria in questo paese. Quindi certamente non mi sembra così tanto, sinceramente, visti i risultati. Ha più attenzione a chi evoca il liberismo selvaggio, non avendolo mai visto in questo paese, però evocandolo come un fantasma, che rispetto a chi invece come me crede che un pizzico di liberalismo nell'economia vada perseguito con più coraggio. Vabbè, però voglio dire, è chiaro che i punti di vista sono diversi, meno male che è così. Ci sono molte domande che adesso giro, poi per i prossimi interventi può essere l'occasione per rispondere. Molti segnalano sostanzialmente, caro Antonio, le sei piattaforme possono essere realizzate solo se c'è una svolta politica. E c'è chi parla di macro regioni, c'è chi dice ci vuole una Lega del Sud. Al riguardo, questo intervento dice: mi permetto di ricordare le parole di Guido D'Orso: combattere oggi e sempre le deviazioni dei partiti storici, svelarne i sottintesi e gli equivoci, incanalare le idee verso le correnti la cui serietà non sia discutibile, provocare, se occorre, anche la formazione di nuovi partiti fino a quando le oligarchie antimeridionali non siano battute. Ecco il nostro compito. Questo è la proposta di Luigi Ruscello, ma anche di altri. Cinzia Ficco si chiede se sia possibile fare una regione meridionale. Poi c'è chi dice ancora: il problema non è il problema vero, è il cuneo fiscale delle imprese, non il salario percepito del lavoratore. C'è chi si preoccupa del capitale umano. Insomma, gli spunti sono molti, li segnalo così a volo d'uccello, poi ovviamente. Però adesso vorrei sentire Andrea Ferroni, presidente della FICEI, ribaltando la provocazione ancora di De Blasio, l'intervento di Schiavella, il tema del, per esempio, del decreto dignità, questo decreto dignità. Vogliamo fare una riflessione anche su quello che ha prodotto o su quello che non ha prodotto, o su comunque è vero quello che dice Schiavella, la frattura ci ha, la pandemia ci ha esposto, ci ha messo di fronte alle nostre diseguaglianze e le ha accentuate, ma le diseguaglianze più forti sono quelle tra i soggetti deboli che sono usciti dal mercato del lavoro, che avremmo dovuto proteggere con quegli studenti, perché con quegli strumenti, perché le donne e i giovani sono stati espulsi in questi mesi dal mercato del lavoro. Quindi gli strumenti di protezione come il decreto dignità non solo non hanno funzionato, ma hanno prodotto le cosiddette conseguenze inintenzionali, cioè il contrario di quello che si voleva. È così, oppure io sono un ultraliberista e non capisco niente del Mezzogiorno? Dottor Ferroni. C'è? Dottor Ferroni, c'è? Non c'è. Abbiamo perso lui. Allora, io volevo sapere, ma il dottor Matarrese vuole fare l'intervento di chiusura, oppure possiamo inserirlo in questo momento e se raccoglie questa sollecitazione? Sì, no, che raccolgo questa sollecitazione. La mia sollecitazione? E anche un'ottica liberale che ci accomuna, perché quando si parla di garantire e di superare le diseguaglianze non intervenendo sul sistema economico, come provocatoriamente dice il dottor De Blasio, mi sembra che alla fine non si raggiunge il risultato. Noi abbiamo delle evidenze, come diceva il dottor De Blasio, vediamo gli investimenti, che esperienza ci hanno dato. Reddito di cittadinanza, un disastro, non ha portato nulla e non ha dato nulla. Ma è evidente, e questo è molto evidente, che il sistema imprenditoriale vorrebbe dare lavoro. Allora uno pensa che in un momento di crisi l'attenzione sia su chi produce quel reddito necessario a garantire i servizi che lo Stato deve giustamente dare ai cittadini. Di questo penso che si sono occupati molto pochi. Ci si è badato molto a dare i servizi, a combattere le diseguaglianze, ma il motore che deve alimentare la fonte di reddito, cioè che deve produrre quello che serve allo Stato per dare ai cittadini i servizi, è stato messo da parte.
Allora uno ci si aspettava che per la ripresa economica, giustamente, attenzione ai salari, ma una differenziazione non per togliere lo stipendio ai lavoratori, ma ridurre il costo dello stipendio che viene dato, del costo aziendale di quegli stipendi. Perché se io per dare 1.000 euro ne devo spendere 3.000, io preferisco darne di più al lavoratore, ma avere un minor cuneo fiscale, un minor costo, e su questo non si interviene mai. Questo è un vero motore che fa partire l'economia e fa portare alle imprese la capacità di assumere in una maniera più flessibile, perché le imprese vivono le assunzioni come un matrimonio, una difficoltà a sciogliere questo vincolo, e non, quindi l'impresa diventa rigida rispetto al sistema economico, e su questo ci vuole attenzione, e ci vuole molta attenzione. Quindi, come diceva giustamente il professor Dio Guardi, tramite l'ingegnere maggiore, davvero bisogna pensare che siamo un corpo unico dove tutti hanno un interesse unico, che è quello di creare economia e lavoro. Ma l'economia e lavoro non si produce con una tassazione come l'IRAP, che praticamente lavora su costi meno ricavi e quindi mette le imprese italiane in grande difficoltà, su un costo del lavoro così elevato che induce poi quelle perversioni di cui si diceva prima, cioè i 3 euro, perché stanno in Italia i 3 euro? Perché evidentemente in Italia c'è il maggior costo del lavoro, e proprio nel settore edile, che conosce bene Schiavarella, io posso dire che è il settore che ha il più alto costo del lavoro. Abbiamo una regolamentazione che non aiuta le imprese a lavorare, quindi è chiaro che le imprese hanno 1.000 adempimenti, 1.000 oneri, incapacità di capire che è il riferimento vero all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ci sono più amministrazioni all'interno delle stesse amministrazioni che devono autorizzare le opere, che non si realizzano mai. Quindi l'attenzione alle imprese, questo io non riesco ancora oggi a vedere, e il Sud deve partire da questo, perché noi siamo delle imprese più penalizzate rispetto a un contesto agganciato all'economia del Nord. Le imprese del Nord, come si diceva prima, fanno i bulloni per la Germania, noi i bulloni dobbiamo andare a capire in quale mercato le andiamo a mettere. Quindi un'attenzione alle imprese del Sud perché abbiano dei propri svantaggi un'opportunità, credo che non c'è mai stata. E quindi il tema è anche della rappresentanza politica, della capacità dei meridionali di fare sistema di idee, ma anche di imprenditori, anche di politica, e soprattutto di chiedere alla politica di rendere conto di quello che si fa per cambiare la nostra situazione. Su questo al Nord che sono più capaci di noi. Quindi io penso che questo movimento che stiamo creando, queste idee che stiamo portando, non possono prescindere su una visione un po' più liberale sia del mondo dell'impresa sia del mondo del lavoro, e soprattutto di uno Stato che deve fare lo Stato, soprattutto al Sud, cosa che non ha mai fatto a mio parere, perché lo Stato ad oggi, come si diceva prima, al di là delle regole, non ha coordinato uno sviluppo del Sud in maniera intelligente, anche perché poi nei tavoli dove dobbiamo fare delle idee di programmazione economica, gli imprenditori non ci sono. E Colau ci sono una serie di professori, ma gli imprenditori non ci sono. Quindi questo ci fa capire come la politica è un po' lontana dai piedi della realtà che noi viviamo, e come soprattutto al Sud noi abbiamo la possibilità di avere sindaci che non si parlano con i presidenti della regione, e presidenti delle regioni che non si parlano tra di loro, perché il divide ed impera che viene fatto in sede politica che ho vissuto, o in sede di decisioni nazionali, da noi funziona perfettamente. Noi siamo abilissimi a dividerci quando dobbiamo raggiungere l'obiettivo di una regione e di una città. Quindi se vogliamo creare quel motore di cui diceva il professor Giannola, 4 regioni, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania, è ora che i cittadini, più che la politica, si diano una regolata, perché se facciamo questo corpo unico e abbiamo la capacità di soffrire, perché ai meridionali non regala niente a nessuno, forse riusciamo a riscattare non solo il Sud ma anche l'Italia, perché di certo non si può dire che i meridionali hanno vissuto con i soldi dei settentrionali e che le imprese del Sud vivono grazie alle imprese del Nord. Le imprese del Sud vivono su imprenditori che con grande difficoltà si vanno a cercare i mercati in tutta Italia. Io vivo in una regione dove da Andria piuttosto che da Barletta vanno a vendere le scarpe in Cina da soli senza sistema paese, e si fanno portatori del carico di quei lavoratori a cui bisogna dare gli stipendi senza alcuna differenziazione tra nord e sud. Meno servizi, stessi stipendi, stessi costi che noi paghiamo al sud. Su questo, ma quando dottore, scusi se la interrompo, quando lei parla di 4 regioni eccetera, lei a che cosa pensa? Pensa a un partito, pensa a un movimento, pensa a una lega, pensa a un dialogo istituzionale fra i soggetti politici? Cioè questo collante come si realizza? Perché poi tutti i tentativi di dare una rappresentanza territoriale specifica al Mezzogiorno sono tutti virati verso una prospettiva rivendicazionista, neoborbonica, nostalgica. No, io non credo. Poco spazio, no? La Lega al Sud non è mai nata, non sarà casuale questo, no? No, appunto, noi abbiamo un paradosso, noi abbiamo una Lega del Nord al Sud e una Lega del Sud che non nasce, ma io non credo né in una Lega del Nord né in una Lega del Sud. Io credo molto invece nella conoscenza
diffusa sui cittadini del loro ruolo di cittadini in queste decisioni, cioè un voto diciamo inconsapevole è un grave danno per la democrazia. Io penso che al sud molti dei voti siano inconsapevoli, perché molto spesso noi votiamo quelli che ci hanno affossato, ed è una riflessione effettivamente che ci porta anche a capire chi si occupa di politica oggi, il meglio della nostra società, delle nostre competenze, delle nostre possibilità, o coloro che hanno trovato un mestiere facendo la politica. Questo penso che al sud sia una realtà molto vera, e che poi si traduce nei danni che noi riceviamo. Quindi ecco perché io credo molto nella conoscenza, nella diffusione di questi pensieri, che secondo me al sud sono molto poco conosciuti dagli stessi meridionali. Conoscono più il sud al nord, dove devono organizzare quelle architetture per spostare i fondi, piuttosto che i meridionali non sono molto coscienti, a partire anche dalle associazioni industriali. Lo dico chiaramente, che se facessero più chiaramente, più fortemente una lobby insieme ai sindacati, forse sarebbe davvero per tutti un'opportunità, perché in questo momento... Grazie. No, chiudo solo per dire, in questo momento di crisi tra lavoratori e imprese non c'è contrasto, c'è unione di obiettivi, soprattutto dove siamo in agonia. E dove siamo in agonia. Questo è l'appello, l'appello a fare evidentemente squadra attorno agli interessi condivisi, e poi ovviamente anche una visione più liberale dell'economia. Lei dice, ma se proprio non vogliamo ridurre, anche ci sono delle domande su questo, non vogliamo fare la flessibilità dei salari, almeno riduciamo il cuneo fiscale alle imprese, in qualche modo facciamo in modo che le imprese abbiano più interesse ad assumere. Dottor Ferroni, lei c'è adesso? Ci sente? Perché prima l'avevo visto, ma adesso è scomparso. Dottor Ferroni, mi sente? No. E allora, se il dottor Giannola vuole fare una battuta, poi io riceverei anche per una conclusione di sintesi al dottor Corvino, 2 minuti glieli darei ancora. Però, dottor Giannola, quello che lei ha ascoltato, le suscita qualche riflessione? Ma suscita una riflessione di carattere scientifico. Qualsiasi sistema o modello econometrico che è stato applicato al mercato del lavoro e all'evidenza empirica, penso all'osservatorio sulle piccole e medie imprese del Medio Credito Centrale, ma al CESAN, al CRS, ha dimostrato inoppugnabilmente che il divario salariale è forte sempre, a prescindere, ma quello ufficiale, a prescindere dalle gabbie salariali, prima, durante e dopo. Quindi questo sollevare, sia esso sala, in modo così un po' goffo, sia esso accademicamente bocconiano, un tema inesistente, e sono d'accordo con Scalella, che poi lo deriva e lo coniuga in mille altri modi. Io sono liberale esattamente come il nostro moderatore da questo punto di vista, anche perché la realtà è molto più forte delle cose. Quindi la contrattazione aziendale, tanto per capirci, al sud non c'è, ma c'è al nord, e questo determina un differenziale salariale del 30% nel manifatturiero, constatato con tutti i dati possibili. Quindi questa ma non c'è dubbio. Però le faccio una provocazione, mi perdoni, accetti la mia provocazione, ma questo non limita anche, per esempio, i punti di eccellenza del Mezzogiorno a sviluppare dinamiche simili a quelle del Nord? Cioè questa rigidità non impedisce, per esempio, alle imprese che si trovano sul filo del sommerso di emergere? No? Ma, sì, questo può essere. Non la sento. Scusi, mi sente ora? Sì, adesso la sento. Sì. Ora, questo del tema del sommerso e quindi del, diciamo, del confine tra il legale e l'illegale, non il criminale, io dico semplicemente, è un dato di fatto. Certo. È un dato di vita. Nel sud, a Napoli e nei quartieri, che poco a che fare con i differenziali
come dire, formali, contrattuali, eccetera, eccetera. È come dire, esiste una realtà grandissima, dal 20 al 25%, la Svimez anni fa fece proprio un'indagine sul peso, ma questa è quella che Keynes chiamerebbe disoccupazione strutturale, e questa non si costruisce, non si cambia modificando i prezzi, si cambia con interventi, politica di sviluppo, scuola, sanità, donne che vengono messe a lavorare. E questa è politica di sviluppo, cioè ridurre il sommerso. Cioè, perché il sommerso è così forte e abbondante? Perché da 30 anni, quello che diceva De Blasio, sono tutti fallimenti, sono i fallimenti voluti di una non politica di sviluppo e di trovare un modo di far, come dire, convivere un problema strutturale enorme italiano che era stato affrontato negli anni 50, 60, 70 fino agli anni 80 e poi, come dire, edulcorato con la visione dello sviluppo autopropulsivo, dei distretti industriali, che è il fallimento italiano, non del Mezzogiorno. Il fallimento italiano si è riverberato pesantissimamente sulle sue disuguaglianze che oggi ci assediano e probabilmente mettono in contrapposizione sbagliata un nord che si crede virtuoso, potente ed efficiente ed europeo, che si allontana sempre più dall'Europa e che pretende di recuperare risorse per la sua crisi estraendole dalla parte debole del paese, perché questo è il quadro contabile dei conti pubblici territoriali ufficiali. Quindi in qualche modo il discorso è molto più di sistema. C'è un problema strutturale enorme che non si risolve. Come dire, oggi noi saremo di fronte al problema della decarbonizzazione per salvare il pianeta. Ma sa, vi invito a leggere una proiezione di Prometeia di cosa vuol dire raggiungere nel 2050 quell'obiettivo. Se lo raggiungiamo tramite il mercato, vuole dire nei prossimi 10-15 anni che l'Unione Europea perde il 12% del PIL, che i prezzi relativi, sostanze, come dire, energie fossili, energie rinnovabili, impongono un aumento del 300% delle energie fossili per poter finanziare questa decarbonizzazione. Questa è una grandissima questione che meriterebbe un convegno specifico, perché questione dei prossimi anni. Lei l'ha introdotta, ma non la possiamo approfondire. No, è per dire, quando uno introduce un problema strutturale e lo tratta come se fosse un problema di mercato, tipo certo, i differenziali salariali, sta sbagliando metodo. E mi scuso con Di Blasio, perché ovviamente non è qui, sarebbe da discutere, ma non è econometricamente corretto metterla in queste forme. E lui lo sa benissimo, io credo. Grazie. Grazie, dottor Giannola. Ho visto Ferroni, l'ho visto comparire, ma poi è scomparso di nuovo. Niente, a questo punto non c'è più, non lo vedo più. Forse io cederei per le conclusioni brevi al dottor Corvino la parola, salvo che, aspetti, vedo un attimo qui comparire una stellina che mi dà l'idea che forse sta cercando di connettersi Ferroni. Eccolo, mi sente? Dottor Ferroni, mi sente? Mi sente? Dottor Ferroni, mi sente? No, non mi sente. Lo vedo, ma lui non sente. Quindi forse, salvo... Presidente Ferroni, deve aprire il suo microfono, altrimenti non la sentiamo. Sarà qualche problema di connessione, vedete. C'è un problema di connessione. Sì. E allora, Antonio Corvino, le conclusioni. Intanto mi pare che il dibattito sia stato estremamente interessante. Ovviamente si è andati oltre quelle che erano le questioni poste dal nostro documento. Alla fine la domanda intorno a cui mi pare tutto quanto sta ruotando è quale paradigma dobbiamo adottare. Di Blasio diceva a un certo punto dobbiamo smettere di affrontare la questione dello sviluppo secondo parametri antichi, dobbiamo ragionare
partendo da quelle che sono le analisi, da quelli che sono i modelli econometrici. E questa è una visione ovviamente scientifica che ha la sua importanza, e tuttavia io vorrei a questo proposito far presente che noi ci troviamo davanti ad una questione molto più ampia, molto più profonda. Già il professor Giannola ha fatto presente che, per esempio, la questione delle gabbie salariali o comunque della contrattazione nella realtà è superata, perché noi abbiamo già una differenziazione sul mezzogiorno dei salari e dei contratti rispetto al centro-nord. E nei fatti il problema fondamentale, quello che è stato posto peraltro anche dal presidente Matarese, che noi abbiamo posto anche nella nostra piattaforma, quello di una nuova visione fiscale. Noi abbiamo bisogno di ragionare in termini di una visione fiscale diversa, soprattutto sul piano del lavoro. Cioè, non è possibile continuare a ragionare con un carico sul lavoro, un carico fiscale sul lavoro, che non consente a nessuno di andare avanti. E c'è un altro aspetto: noi dobbiamo rendere appetibili gli investimenti nel mezzogiorno. Abbiamo fatto una lunga discussione in passato sulla fiscalità di vantaggio. Ci siamo vincerati dietro al fatto che l'Unione Europea non ci consentiva di utilizzare questo strumento perché avremmo distorto la concorrenza. Oggi l'Unione Europea, grazie a Dio, proprio in conseguenza della grave situazione che stiamo vivendo, dice: discutiamone. Ecco, forse è arrivato il momento di mettere sul piatto anche una visione diversa sulla fiscalità per quanto riguarda gli investimenti a sud e per quanto riguarda gli investimenti a nord. Cioè, noi dobbiamo cominciare a ragionare in termini di equilibrio di questo territorio. E permettetemi di fare una considerazione. Questo paese, a mio avviso, ed è venuto fuori anche abbastanza evidentemente nel nostro ragionamento, no? L'ingegnere Maggiore faceva riferimento alle visioni di Keynes. Forse noi abbiamo bisogno di recuperare la dimensione visionaria di questo paese. Cioè, questo paese ha bisogno di ritrovare l'orgoglio, la voglia di andare oltre l'ostacolo. Noi non possiamo immaginare che recuperiamo il divario di sviluppo con i piccoli aggiustamenti e magari cerchiamo di affrontare le questioni del nostro futuro sperando in piccole crescite del PIL, in piccole crescite dell'occupazione. Io credo che qua noi abbiamo bisogno di fare una grande svolta. Cioè, sicuramente noi abbiamo bisogno di cambiare il paradigma, ma cambiare il paradigma significa mettersi in testa che noi non possiamo essere il vagone dell'economia tedesca. E qui io sono perfettamente d'accordo con il professor Giannola. Noi abbiamo bisogno di capire che il mondo ormai ha dei paradigmi diversi. La direttrice est-ovest è fondamentale, ma qui poi c'è il problema del collegamento con la politica. Noi non siamo più presenti nel Mediterraneo, l'Europa non esiste più nel Mediterraneo. E per quanto mi riguarda, ma insomma siamo tutti convinti, gli studiosi tutti sono convinti, che alla fine il futuro dell'Italia, il futuro del Mezzogiorno, è il futuro del Mediterraneo. Il Mezzogiorno sarà quello che sarà il Mediterraneo. Cioè, non diceva l'Europa sarà questa, sarà il Mediterraneo. Noi abbiamo bisogno veramente di rimettere in campo una visione nuova. E qui io mi permetto di aggiungere un ulteriore elemento, è la politica. Noi abbiamo un deficit di politica che è spaventoso in questo paese. E quello credo che sia l'aspetto fondamentale su cui noi dobbiamo insistere. Cioè, come? Beh, è chiaro che dobbiamo fare un grosso sforzo a livello non esiste più il termine opinione pubblica, ma insomma la conoscenza nel paese bisogna che torni ad essere la cosa fondamentale per il futuro. Io ho un mio convincimento, Adriano. Noi abbiamo davanti almeno un paio di generazioni di sofferenza. È inutile stare a sperare che l'Italia recupererà nel giro di 3-4 anni. Noi non so se riusciremo ad attivare la locomotiva del mezzogiorno, non so se riusciremo a rimettere in moto gli investimenti, non so se riusciremo, certo le ZES, diceva il Basso, ma studiamo, facciamo un modello econometrico, vediamo le ZES come funzionano, ma se noi non creiamo
un incrocio in cui ci mettiamo l'attività produttiva, ci mettiamo l'attività scientifica, ci mettiamo l'attività tecnologica, l'attività crisi, noi non andiamo da nessuna parte. Ma detto questo, noi dobbiamo essere coscienti e consapevoli che abbiamo davanti almeno due generazioni di sofferenza. L'Italia non tornerà ad essere uno dei primi paesi al mondo come lo eravamo 40 anni fa, 30 anni fa, nel giro di 5 anni. Noi dobbiamo ricominciare probabilmente dalla conoscenza, dobbiamo cominciare dalla cultura, dobbiamo cominciare dalla scuola. Io credo c'era una domanda che è stata posta anche, dobbiamo ricominciare dall'agricoltura. E non mi si dica che l'agricoltura è residuale, è vero che dal punto di vista del peso sul PIL, del peso sull'occupazione dell'agricoltura è indubbiamente minoritaria, il peso è sicuramente limitato, ma ha un senso per riportare anche i giovani nell'agricoltura. Quando noi ragioniamo anche di economia circolare, noi non possiamo parlare di economia circolare se non rimettiamo sulla carreggiata un'agricoltura che deve essere un'agricoltura, per riprendere un po' anche le proposte dell'ONU, che punta molto sull'agricoltura familiare, un'agricoltura che recupera la biodiversità, e questo ci serve anche per riprendere i temi dell'equilibrio e della sostenibilità a livello ecologico, a livello sistemico del pianeta, ma serve anche per portare tutto quello che è la tecnologia e la scienza all'interno dell'agricoltura, e serve per riequilibrare anche un'agricoltura che è diversa al sud rispetto a quella del nord, le eccellenze agricole che si legano alle eccellenze produttive, quindi l'agroindustria, e al turismo. Noi sul turismo credo che dobbiamo fare qualche ulteriore riflessione. In Francia gli itinerari dello champagne sono itinerari turistici oltre che itinerari agricoli e itinerari industriali. La gente va a fare il weekend nei percorsi dello champagne, comunque in tutti i percorsi delle attività agricole. Ma perché noi in Italia dobbiamo, nel sud soprattutto, dobbiamo continuare a immaginare che il turismo possa essere solamente la spiaggia, che il turismo debba essere solamente la balneazione, che il turismo possa essere solamente le cose? Noi abbiamo bisogno di recuperare la circolarità e anche, se mi consentite, l'integrità del sistema economico, e quindi ragionare in una visione ampia, una visione direi addirittura olistica del sistema economico, perché solo in questo modo noi possiamo sperare di recuperare la capacità dei meridionali. Cioè, noi dobbiamo lavorare molto sull'aspetto proprio dell'orgoglio dei cittadini meridionali. Devono ritrovare la voglia, la volontà di essere protagonisti del loro futuro. Non possono essere i cittadini meridionali quelli che aspettano il reddito di cittadinanza, non possono essere quelli che aspettano di andare a fare qualche lavoretto che il comune, il governo o chiunque sia affida loro. Noi abbiamo bisogno di ritrovare l'orgoglio. Questo orgoglio lo ritroviamo però se rimettiamo al punto giusto, io credo, la scuola. Noi abbiamo bisogno di rimettere la conoscenza al centro di tutto, e forse fra una quindicina d'anni, quando avremo la seconda generazione degli studenti che arrivano a essere dei cittadini, forse avremo qualche soluzione migliore. Nel frattempo noi abbiamo bisogno però di rilanciare la nostra idea di mezzogiorno. Su questo non ci sono più. Non sento niente. Dottor Barbano deve aprire il suo microfono, altrimenti non la sentiamo. Dottor Barbano deve aprire il suo microfono. Ah, ecco, dicevo, Antonio, hai fatto un intervento politico e dimostra che probabilmente fai un mestiere sbagliato, perché hai fatto una sintesi meravigliosa delle contraddizioni che sono emerse nel dibattito. Capito? E forse c'è bisogno che qualcuno assuma questa responsabilità. E hai anche posto una questione centrale che mi sta molto a cuore, che è anche oggetto, non faccio propaganda al mio lavoro, ma insomma vi segnalo che è uscito un libro in questi giorni per Mondadori in cui io affronto questo tema del rapporto fra potere e sapere, che è un po' il rapporto fra il ruolo della politica e gli studi econometrici e quello che ci dice la tecnica. Perché un lettore, un ascoltatore mi segnalava
poco fa un intervento del professor Ponti. Sapete il professor Ponti chi è? Un professore un po' bizzarro che ha fatto lo studio sulla TAP, quello della, no? Che dice: ma le strade sono sovrabbondanti, nel mezzogiorno non c'è bisogno di strade. Non c'è bisogno di strade perché non c'è traffico, quindi che le facciamo a fare le strade nel mezzogiorno? Un po' quello che disse Moretti quando venne a Napoli con le Ferrovie dello Stato e disse: ma noi la Salerno-Reggio Calabria non ci conviene proprio farla, andate in aereo, disse, che ce ne frega, tipo, non ci sono i volumi di traffico. E questo dimostra come effettivamente la tecnica da sola non basta, perché ci vuole la politica, però la politica anche da sola non basta, perché se la politica pensa di distribuire i fondi europei alle comunità perché ognuno si spende i suoi, e allora giustamente anche lì, neanche lì va bene. Cioè la politica deve utilizzare la tecnica, poi deve fare delle scelte che vadano in una direzione strategica. Tu hai dimostrato con questo tuo intervento di aver colto pienamente la realtà dei problemi, quindi pensaci un attimo, perché c'è una crisi di leadership nel mezzogiorno, qualcuno si deve fare avanti. Io vi ringrazio di questo dibattito e di questi anche accenti diversi che sono il sale della democrazia. Saluto il professor Giannola caramente, perché non lo vedevo da tempo e ho sempre nostalgia dei nostri 6 anni di confronti, di sfide, di dibattiti di Napoli, perché Napoli è nel cuore. E niente, vi saluto caramente a tutti. A presto. Grazie. Arrivederci a tutti.